Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha espresso cordoglio alle famiglie dei due sarcenzi deceduti ieri a causa del coronavirus. Lo ha fatto attraverso un nuovo videomessaggio nel quale annuncia, peraltro, di avere richiesto la riapertura di tutti gli uffici postali della città a fronte delle code che stamattina si sono registrate alla posta centrale. Sindaco che avverte, nei prossimi giorni ci sarà un aumento significativo di casi di positività e che dunque rinnova l'appello a non uscire di casa. Cari concittadini, ieri una domenica segnata dal lutto. Due nostri concittadini sono deceduti, contagiati dal Covid-19. Non possiamo che associarci al dolore della loro famiglia, che è il dolore della città intera. È un momento difficile in questo momento per Sciacca. In questo fine settimana abbiamo avuto delle notizie che ci hanno sicuramente preoccupato molto. Intanto per il caso al reparto di ginecologia. A questo riguardo ho sentito personalmente il direttore sanitario, il commissario ad acta. Mi hanno rassicurata, mi hanno detto che è stata fatta una apposita sanificazione per poter rendere operativo il punto nascite del nostro ospedale. E quindi per poter dare una tranquillità a chi è in gravidanza, a chi deve partorire. La situazione non è facile affatto. Il commissario mi ha più volte detto che ci dobbiamo aspettare una crescita dei casi, anche significativa. Questo significa che le prossime giornate saranno delle giornate importanti e decisive. Dobbiamo essere pronti. In ospedale si stanno attrezzando in tutti i modi. Mi è stato riferito che sono al lavoro già da giorni per poter rendere operativo il più possibile il nostro presidio ospedaliero di fronte all'emergenza. Mi è stato più volte detto che moltissimo dipende da noi. La situazione non è facile, il comune sta facendo quello che è possibile fare per dare anche sostegno a tutti coloro che sono a casa e a tutti coloro che stanno soffrendo dal punto di vista economico. Da giorni, voglio ricordare, è comunque attivo il servizio pronto spesa, pronto farmaco e di questo si ringrazia sempre il volontariato che ci aiuta a garantire questo servizio. Abbiamo deliberato la sospensione di tutti i versamenti al comune fino al 31 maggio per dare un minimo di sostegno alle famiglie in difficoltà economiche. Assieme alla mensa della solidarietà, al banco alimentare, a tutte le parrocchie, è stato attivato un servizio per consegnare la spesa alle famiglie bisognose che non sono in condizione di provvedervi in autonomia. Stiamo anche mandando una nota agli istituti bancari e postali perché nei prossimi giorni si riscuoteranno le pensioni. Stiamo chiedendo che tutti gli sportelli vengano riaperti in coincidenza di queste giornate, per evitare assembramenti, per evitare che possa esserci una situazione difficile da gestire e di maggiore possibilità di contagio. Questo verrà fatto oggi e noi speriamo che sia le Poste che gli istituti bancari ascoltino il nostro appello. Voglio ricordare che anche a questo riguardo le pensioni verranno pagate in ordine alfabetico, quindi si farà una sorta di calendario per poter andare a riscuotere la pensione. Ovviamente questo non significa che non si debba privilegiare una modalità alternativa. Chi non ha una necessità improrogabile e quindi non deve necessariamente andare a prendere questi soldi della pensione, eviti il più possibile perché sappiamo quanto sia rischioso uscire da casa in questi giorni. Per il resto, ormai lo si dice in tutti i modi, non si sa più che cosa dire, stiamo a casa. L'unica cosa che vi dico e che ho detto anche a chi mi ha chiamato in questi giorni, se dobbiamo uscire, pensiamo tutte le volte che stiamo varcando l'uscio di casa, che stiamo mettendo
in pericolo la nostra vita, la vita delle persone più care, dei nostri figli, dei nostri familiari. In questo momento il bene vita è la cosa più importante fra tutte. Non mettiamo a rischio la vita.